Siamo in collegamento con l'amministratore della società Interservice con sede in Sardegna, dottoressa Antonella Siragusa. Benvenuta e grazie per la sua disponibilità. Buonasera, grazie per l'invito a lei. Voi state lavorando a pieno regime perché la sua azienda rientra nella lista delle attività produttive essenziali. Qual è il vostro settore? Noi effettuiamo servizi di igiene ambientale e quindi in particolare riferimento con pulizie, sanificazioni e decontaminazioni. E state seguendo le direttive governative in merito alla salvaguardia della salute dei vostri dipendenti? Certamente, non solo dei nostri dipendenti, ma anche dei dipendenti dei nostri clienti. Da un lato con l'utilizzo dei prodotti, anzi dei principi attivi che sono stati indicati nella circolare del Ministero della Sanità, e dall'altro forniamo ai nostri dipendenti e ai nostri collaboratori DPI, i cosiddetti dispositivi di protezione individuale, quindi soprattutto si parla in questo periodo delle mascherine. Fortunatamente avevamo già disponibili nelle nostre riserve delle mascherine e che abbiamo soprattutto utilizzato nella fase iniziale nei nostri clienti che sono specializzati in ambito sanitario, quindi ad esempio come le RSA. E avete una Inizialmente buona riserva di questi dispositivi o siete in affanno? siamo in affanno, a tal punto, per essere previdenti, all'inizio di marzo abbiamo fatto degli ordini sia di mascherine chirurgiche che delle cosiddette FFP2 e ancora oggi non sono ancora pervenuti. E quindi? E quindi comunque stiamo finendo le riserve, però ancora un po' ce la facciamo. Per quanto riguarda gli altri clienti, ci stiamo dotati, cioè ci stiamo facendo noi le Il mascherine. fai da te? Sì, esattamente, esattamente. Grazie appunto ad uno staff, devo dire che senza il nostro staff non potremo sopravvivere. Ci siamo dati tutti una mano, perché in questo periodo bisogna darsi una mano. E vivere nel buon senso, cosa che talune volte manca. Quindi state realizzando mascherine fatte in casa, giusto? Realizzando mascherine fatte in casa, esattamente. Le stiamo anche acquistando, ma sono delle quantità molto limitate, perché pensiamo bene che il sistema sanitario non è approvvigionato di DP, quindi l'urgenza è per loro. Noi per il momento ci stiamo destreggiando, siamo un pochino in affanno, però col passare dei giorni troviamo sempre delle soluzioni che ci permette appunto di proteggere i nostri dipendenti. Bene, molti uffici pubblici e molti esercizi commerciali sono chiusi in questo periodo. Voi siete stati costretti a licenziare i dipendenti? Per una scelta aziendale fino al 31 marzo non abbiamo né licenziato nessuno, né fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. Visto che questa chiusura del territorio permane, dal 1 aprile saremo gioco forza costretti a ricorrere a questi ammortizzatori sociali. Lei parla di chiusura del territorio, quindi sta parlando della chiusura dei trasporti marittimi per i passeggeri, giusto? Questa è una ordinanza regionale che mi pare stata protratta fino al 14 di aprile. Sì, in effetti se parliamo sotto il profilo della nostra regione, la nostra regione ha emanato già in passato la chiusura, praticamente la chiusura di porti, aeroporti, a tal punto che per quanto riguarda gli aeroporti solo quello di Cagliari è operativo e tra l'altro se si vuole partire sempre per quelle necessità, quindi per forza maggiore, quindi lavorativa o per tornare a casa, bisogna fare una domanda 48 ore prima della partenza alla regione che deve dare nulla osta. Senza questo nulla osta non si parte. Mentre per quanto riguarda le
trasporto marittimo, questo è fondamentale e necessario per il trasporto delle merci, anche se non so per quale ragione, anzi lo so, la posso immaginare, i tempi di consegna di eventuali ordini che vengono, che abbiamo fatto, si stanno dilatando notevolmente. In Sardegna cresce il numero di contagi, ad oggi si contano 825 persone infette e 41 decedute. Il Covid-19 sta facendo una strage soprattutto tra gli anziani e soprattutto tra quelli ospiti in case per gli anziani. Questa notizia però, come dire, non gode della giusta risonanza mediatica a livello nazionale. Secondo lei perché? Intanto perché 825 è un numero che così in senso assoluto può sembrare molto, molto limitato rispetto allo scenario nazionale. Ma in Però percentuale? Voi siete soltanto 1,5 milioni di abitanti, no? esatto, ecco questo volevo dire, noi siamo 1,5 milioni di abitanti. E poi se andiamo ancora più nello specifico, di questi 825 infetti, oltre il 50% è nella provincia di Sassari e Olbia, quindi circa 550 sono in quella zona, anche più della metà. Quindi questo è il dato allarmante. Cioè, lei E sta tra l'altro dicendo che c'è un focolaio lì. non mi è dato di sapere se è un focolaio o Ok. meno, però i numeri parlano chiaro, i 550 in quella provincia sono un elemento, un numero allarmante, Certo. anche perché, come diceva esattamente lei, la maggior parte, cioè il contagio è avvenuto in queste case, nelle case di anziani, e quindi è un dato preoccupante, sicuramente sì. Bene, io mi auguro che nei prossimi giorni immediatamente ci siano delle azioni per contenere la diffusione del virus nella vostra regione, perché altrimenti, diversamente, insomma, voglio dire, la regione diventerebbe un lazzaretto. Esattamente, anche perché non siamo per niente attrezzati. Cioè, la regione cosa ha fatto? Ha rafforzato tre ospedali pubblici, cercando di dotarli per quanto fosse possibile, e poi si è appoggiato a delle strutture, tra l'altro ha convenzionato delle strutture private, ma questo diciamo è un altro tipo di problema che non mi compete, ecco, non vorrei neanche entrare nel merito. Bene, allora noi la ringraziamo per il suo contributo e ci teniamo aggiornati sulla questione Sardegna. Grazie, dottoressa Siragusa. Grazie a lei, dottoressa. Buona serata.